Gli elementi non si mischiano, questa è la regola aurea di questo mondo Elemental City, nel quale acqua, terra, fuoco e aria convivono, ma non si devono toccare. Perché? Perché è un po' come nel gioco della morra, no? Carta, sasso, forbice. Ogni elemento è dannoso per l'altro e quindi è bene che le cose stiano ben separate. Non la pensano così i due protagonisti, chiamiamoli pure una ragazza e un ragazzo, anche se una è fatta di fuoco e l'altro è fatto di acqua, però insomma quello è, che scoprono l'amore e dovranno anche scoprire come potersi toccare, perché l'amore senza il contatto fatica ad esistere. E tutto questo attraverso una serie di coloratissime avventure in questo mondo di Elemental City. C'era molta molta attesa per questo Elemental, che si colloca in un terreno che sta, se vogliamo, fra Zootropolis, quindi questo mondo con tante razze che convivono ma devono stare attente l'una all'altra, e un po' anche Inside Out, anche senza averne quella profondità psicologica che aveva contrassegnato forse l'ultimo grande film rimasto veramente nell'immaginario collettivo di casa Pixar. Direi che alla fine ne viene fuori un intrattenimento per famiglie più che per bambini, simpatico, tenero, con le tematiche che ormai sembrano diventate le tematiche necessarie e fondamentali in ogni film Disney, ovvero l'inclusività, la tolleranza, tutto giusto, per carità, però sempre con grande attenzione, diciamo, al politically correct. Ecco, forse quello che Pixar e Disney hanno un po' perso, soprattutto Pixar, era il politically correct. Sì, diciamo che possiamo aggiungerci anche Twilight, perché poi la storia di questi due innamorati che alla Romeo e Giulietta non possono amarsi, non solo per questioni di famiglia, ma proprio per questioni fisiche, e per cui hanno un grandissimo amore nella loro diversità, ma un'impossibilità appunto fisica, corporea, di consumarlo, insomma, attecchisce poi in quel racconto che la Meyer ha saputo fare benissimo, che è un incrocio tra tutto ciò che è la pulsione preadolescenziale e l'impossibilità di consumarla, e quindi, lo dirò con un certo cinismo, la possibilità commerciale di parlare davvero a tutti, perché appunto non bisogna mostrare qualsiasi cosa. Detto questo, appunto, la ragazza fuoco ha insegnato il modo migliore per dire caro, ho il mal di testa, senza offenderlo, perché effettivamente la situazione è piuttosto complicata. Scherzi a parte, hai fatto un'analisi secondo me interessantissima, che è un'analisi quasi politica più che di critica cinematografica. Perché? Perché Elemental ha sì tutti gli elementi di scrittura che ci hanno fatto amare la Pixar: la profondità psicologica, la capacità di andare oltre e guardare un contesto che non è solo sentimentale, non è solo emotivo, non è solo narrativo, ma è anche sociale, perché la ragazza fuoco e il ragazzo acqua non sono divisi solo dalla loro consistenza corporea e dalla loro impossibilità di stare insieme, ma sono divisi anche socialmente. La ragazza fuoco viene da una famiglia di immigrati che appunto va a Elemental City, è una ragazza molto determinata che vuole scalare la società grazie ai suoi meriti. Il ragazzo acqua è un ragazzo di buona famiglia, un ragazzo empatico, perché chi non sarebbe empatico se avesse tutto e venisse appunto da un'ottima cultura? E c'è anche però la capacità, e forse questo è solo l'unico elemento di Proveniente Scolastico, non solo quanto consapevole, c'è la capacità di questi due di capirsi e di non creare la situazione per cui lei è la buona selvaggia e lui il ragazzo illuminato, e allo stesso tempo che lui abbia dei difetti da, come dire, scontornare e lei abbia dei pregi solo da mostrare. Ecco, sull'aspetto sociale c'è qualcosa che ti sorprende, su tutto il resto appunto no, perché sembra scritto con il manuale del politicamente corretto, che era una cosa a cui la Pixar, pur non andando mai a rompere gli schemi e pur non andando mai a offendere delle categorie, riusciva a non cadere, a non arrivare alla dittatura del casting fatto in una certa maniera, cioè del casting che, in cui servono delle minoranze sociali, delle minoranze sessuali. Qui addirittura in Elemental invece c'è, sembra esserci quasi una sorta di manuale Cencelli di questo tipo, no? È perfetto per qualsiasi nomination all'Oscar, pur non essendoci attori fisici. Va detto che questo non fa perdere chissà quale potenza al film, che rimane intanto di un'animazione superiore rispetto al normale, e in questo momento di falle tecnologiche in CGI di animazione non è così scontato. Lo è a livello di sceneggiatura, e però da quando insomma la Disney ha preso possesso della Pixar in tutti i sensi, questo tipo
e di unione si è fatta sentire, cioè la Pixar aveva una capacità innovativa, una capacità anche di rottura, penso a quello che hai citato Inside Out, che è probabilmente uno degli ultimi film che hanno avuto quella capacità, no? Di parlare direttamente al cuore, alla mente, e di andare oltre quello che noi immaginavamo, andando invece nel comparto Disney, che è un comparto di altissimo profilo, che è quello del family movie, del film che non ti sconvolge ma che ti coinvolge, appunto più Re Leone che Bambi, per fare una semplificazione. Detto questo, è sicuramente un film che farei vedere ai miei figli, è sicuramente un film con cui passi un paio d'ore molto molto piacevoli. Rimane solo un po' di nostalgia per quella Pixar, per cui magari noi critici uscivamo, ci guardavamo e sorridendo dicevamo il solito capolavoro della Pixar, va bene anche così.